Buongiorno, sono Elisa di Aristogarda. Siamo oggi qui a Mozzecane alla macelleria Franchini col signor Stefano. Vogliamo farci consigliare un piatto sfizioso per la domenica. Cosa ci consiglia, signor Stefano? Buongiorno. Beh, oggi è facile. Vi posso consigliare un ottimo arrosto di faraona, un arrostino di faraona ripieno. Lo possiamo fare ripieno oppure normale. Ha una cottura semplice e anche all'interno è molto magro, buono, gustoso e saporito. Perfetto. Se possiamo accomodarci da Laura che ci dà qualche consiglio sulla cottura. Siete sempre benvenuti. Perfetto, grazie. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Laura e oggi faremo questa bella ricetta assieme. Quindi abbiamo detto un arrostino di faraona per un 3-4 persone. Qui abbiamo il nostro arrostino di un 7-8 etti. Ci servirà del burro, del vino bianco, dell'olio d'oliva, delle verdurine che andremo a mettere nel brodo, per un brodo vegetale, degli spicchi d'aglio, pepe e del sale. Passiamo adesso quindi alla preparazione, una preparazione che non andrà in forno per non asciugare troppo il nostro arrosto, ma sarà una cottura che verrà fatta semplicemente in un tegame. Quindi prendiamo il nostro tegame da cucina, aggiungiamo un filo d'olio, un pezzettino di burro, abbiamo posizionato il nostro tegame sul fuoco, aspettiamo un attimo, quindi prendiamo il nostro arrostino di faraona e lo posizioniamo nel nostro tegame, lo faremo ben rosolare da ambi i lati. Quando sarà ben rosolato da tutti i lati, prendiamo il nostro sale, che aggiungiamo un pizzico di sale, un po' di pepe, uno spicchietto d'aglio, spugniamo il tutto con il vino bianco, a questo punto aggiungiamo le nostre verdure che ci serviranno poi per il sugo, quindi una piccola carota, del sedano e un po' di cipolla. La cottura naturalmente verrà proseguita sempre nel tegame, però con l'aggiunta a man mano che servirà, con del brodo vegetale ben caldo. Aggiungiamo 2-3 mestoli alla volta. Ricordatevi ogni tanto di girare l'arrostino di faraona, così si cuocerà uniformemente. Copriamo rigorosamente con un coperchio e abbassiamo la fiamma. Il nostro arrostino di faraona rimarrà qui nel tegame per circa un'oretta e mezza, per poi essere poi servito e gustato al meglio. Trascorso l'ora e mezza, il nostro arrostino di faraona è pronto, quindi andiamo ad impiattare. Togliamo lo spago che non ci serve, non va mangiato. Una cosa importante: quando tagliate un arrosto come questo, con un ripieno così morbido e delicato, con delicatezza, non affondate troppo il coltello, pian pianino, con delicatezza. Lasciamo una parte intera. Al sugo di cottura, per richiamare le verdurine dell'interno del nostro ripieno, ho aggiunto delle carotine, delle patate a cubetti, dei piselli, delle zucchine. Siamo anche in primavera, perché no, un po' di colore. E per completare il tutto, un po' di prezzemolo. Bellissimo piatto da portata. Cosa ne dici? Ne assaggiamo un pezzettino? Molto volentieri, grazie. Il profumo è ottimo. Laura, complimenti, è delizioso. È delicato e saporito allo stesso tempo, complimenti. Non trovi che il contorno così con le verdurine si adatta benissimo al sapore della carne della faraona, perché la faraona
è molto ricca, molto, molto pregiata. Si sposa perfettamente. Complimenti. Grazie. Adesso sta a voi provare a cucinare questa prelibatezza che trovate qui alla macelleria Franchini di Mozzecane. Grazie a tutti e vi aspetto alla prossima video ricetta.